La diretta di questa settimana è con un artista veramente interessante, veramente bravo, di grandissimo spessore e capacità artistica. Infatti sono con Michele Cortese. Ciao Michele. Ciao Matteo, ciao a tutti. Allora, innanzitutto ben trovato su radioflyweb.it, Michele Cortese, che è già in programmazione da un po' di tempo nelle nostre sul web, però con due brani molto, molto interessanti. Però ritorno oggi per presentare un singolo che poi ci racconterai un po'. Innanzitutto Michele, però permettimi, te lo devo chiedere, anche perché comunque per chi non ti conoscesse, vorrei che tu in 30 secondi, ma anche di più, dai, raccontassi un po' la tua genesi, anche perché lo ricordo. Ricordiamo, tu sei stato in passato anche componente degli Aran Quartet. Sì, tutto comincia da lì, diciamo, professionalmente, nel senso che è stata quella sicuramente l'esperienza in quanto televisiva, in quanto passata per un talent, che mi ha portato una grossa visibilità e mi ha consentito poi di lì in poi, anche dopo lo scioglimento del gruppo, di fare realmente questo benedetto e maledetto e fantastico mestiere della musica, no? Infatti in seguito allo scioglimento degli Aran nel 2011 ho esordito da solista con Allergico alle ghiande, che mi anticipavi prima fuori onda essere già in rotazione, esatto, sulla vostra radio, e poi un disco, Il Teatro dei Burattini, e adesso all'orizzonte, nel futuro più immediato, un nuovo lavoro discografico e questo singolo che oggi stiamo appunto presentando. Esatto, e voglio citarlo perché tu l'hai ricordato, Il Teatro dei Burattini, e che fu prodotto anche dal grande Lucio Fabbri. Esattamente, sì, infatti Lucio è appunto una conoscenza che risale all'epoca degli Aran Quartet. Lui è stato produttore del disco, dei due dischi con cui che abbiamo prodotto con gli Aran, uno di cover, un altro di brani inediti, e quindi dopo poi l'esperienza degli Aran sono rimasto in contatto con Fabri, di cui tra l'altro ero, sai, un grande fan. Credo che quello sia stato veramente, se non il primo e il secondo sogno che nella musica sono riuscito a realizzare nella mia vita, perché ero fan di Fabri, della PSM, da quando ero ragazzino, e poi mi sono ritrovato insomma ad averlo da artista prodotto da Lucio Fabbri. Beh, questa è stata una bella cosa, con le mie canzoni, con le mie idee, no? Riuscire ad averle canalizzate da questa assolutamente essere prodotti da un grande come Lucio Fabbri significa anche che comunque come si dice in gergo, l'artista, la sostanza c'è. Comunque Michele, noi siamo qua oggi per presentare questo nuovo singolo. Io non sono cortese, però io voglio, prima di parlare di questo singolo qui, che a cui ci arriviamo, non ti preoccupare, però ti volevo anche chiedere questo, che a me mi ha colpito moltissimo quando arrivò qui in radio la hit del momento, perché quel brano secondo me aveva celato poi fino a un certo punto una certa ironia, una certa insomma una punzecchiatura nei confronti di un certo mondo musicale e anche di certi stereotipi musicali di artisti, magari mi sbaglio, Sì, guarda, più che un riferimento ad artisti e a modi di far musica di alcuni artisti, che è una cosa che in realtà non amo fare, guardare l'orticello del vicino. In realtà è un riferimento ironico, ovviamente, non polemico, ecco. Divertente a tutta una realtà, no? Che a volte è soprattutto discografica, diciamo, quindi riguarda più gli addetti ai lavori del mainstream della musica, che è nel mio percorso, da quando ero in un gruppo a quando ho iniziato a fare il solista, mi hanno addetti ai lavori che mi hanno dato dei consigli strampalati, improbabili, per riuscire a comporre appunto l'ipotetica hit del momento, come se ci fosse proprio una ricetta ideale, no? Da seguire per
fare il pezzo che spacca, che suona bene in radio. E quindi siccome me ne sono sentite dire di tutti i colori, sì, questa cosa mi ha solo creato una confusione assurda in quel momento. Allora l'unica cosa positiva che è venuta fuori da questi consigli così tanti, sì, e così inutili forse in quel momento, è stata questa canzone, insomma, quindi ci ho riso su. Molto molto carino. Ma arriviamo al piatto forte di questa settimana dell'intervista, perché Io non sono cortese è il tuo singolo che poi anticiperà l'album e tutto un discorso che poi partirà quest'estate. Io non sono cortese, innanzitutto io voglio partire dal video, figata bellissima. Grazie. Sì, l'idea del video era un po' quella di figurarsi una sorta di conflitto, diciamo, che poi c'è dentro, che si legge tra le righe di questa canzone, o anzi nelle righe, sì, di questa canzone, tra una parte più, a parte il gioco di parole col mio cognome, no? Sì, esatto. È un po' un conflitto interiore, anche lì sempre con una pena ironica, tra la parte più misurata, più moderata, più democratica di me e quella che invece non conosce mezze misure, quella più istintiva, sì, che nel videoclip e nella canzone in genere viene rappresentata, se vogliamo, ecco, questo mio alter ego, sì, viene rappresentato, più incazzato, viene rappresentato da Cesto degli Apre la Classe, che, esatto, è salentino come me, è un mio grande amico, è un artista che ha un grande background, una grande storia alle spalle, appunto, della sua band, e che, visto che lui vive, appunto, e qui mi autocito, solo e soltanto gli eccessi, nella canzone rappresenta sia fisicamente nel video che vocalmente, sì, nel brano, questo lato che volevo far uscire dentro il brano di me. Beh, è uscito, devo dire la verità, molto bene, esce molto bene anche a livello di liriche proprio nella canzone, e proprio ci sono, come dici, queste due parti di te, quella moderata e quella che vorrebbe un po' mandare a cagare tutto. C'è una sorta di schizofrenia. Ma questa cosa che c'è in te, come la vivi? Ma guarda, la vivo come, io credo, come qualunque essere umano, perché secondo me, come diceva Alexander Lowen, che è uno psichiatra famosissimo nel mondo per aver inventato la bioenergetica e altro, lui diceva: in ognuno di noi esiste un profilo schizoide, diciamo, una parte, sì, schizoide. Perché non siamo mica tutti bianchi o tutti neri, insomma, quindi è chiaro che ognuno di noi è un po' schizofrenico, cioè ognuno di noi, certo, passa dei momenti, vive dei momenti in cui è rilassato e dei momenti in cui vorrebbe spaccare tutto, quindi la vivo nella normalità della cosa in sé, ma forse facendo arte, facendo la musica e esprimendomi in questa maniera, probabilmente la vivo anche, la canalizzo, ecco, sì, a differenza della media, no, degli altri esseri umani, diciamo, ho la possibilità di canalizzarla. Poi in questo video ovviamente ci abbiamo assolutamente scherzato su, perché abbiamo riprodotto un po' uno scontro in perfetto stile Street Fighter, diciamo, esatto, video game. Esatto, bellissimo, veramente lo consiglio, oltretutto ha già tantissime visualizzazioni su YouTube, quindi andatelo a vedere. A proposito, Michele, io ti chiedo anche questo, per chi volesse poi sapere qualcosa di te, sui tuoi appuntamenti, sulle prossime date, sui concerti dell'estate, su quello che accadrà, dove può cercare sulla rete? Assolutamente sì, www.michelecortese.it, diciamo il quartier generale, da lì poi ci si può collegare, sì, alla mia pagina Facebook, Twitter, canale YouTube, iTunes per acquistare la musica, quindi si trova un po' tutto il materiale, tutte le informazioni, le news che mi riguardano su questo sito. Poi nel corso dell'estate, insomma, il calendario è ancora in fase di programmazione, ci sono già delle date e speriamo di venire anche assolutamente anche perché Bologna è davvero una mia seconda casa, anzi nel disco. Ma dai. Sì, nel disco c'è anche un brano, ecco, in anticipo, si intitola 20 centesimi di sogno e fa proprio riferimento ad una storia importante alla quale sono legato e che racconto in questa canzone, che è molto legata alla città di Bologna, che è una
una città alla quale sono veramente molto legato. Bologna è una città che rappresenta, ha rappresentato molto per la musica e lo rappresenta tuttora. Molti musicisti hanno, insomma, hanno molte bazze qui in città, però io voglio sapere anche da te, quindi il disco nuovo quando come siamo messi? Il disco nuovo siamo in fase di programmazione, di definizione, diciamo, della data ufficiale d'uscita, comunque anticiperà l'estate, o meglio darà inizio all'estate, entro il mese di giugno verrà pubblicato, prodotto da Adriano Martino, figlio del celebre Bruno Martino. Cavolo. Lo dico sempre orgogliosamente, perché dopo Lucio Fabbri, appunto, di cui parlavamo prima, Adriano è l'altro valido producer che ha deciso di sostenermi e di produrmi questo nuovo disco, arrangiato da Alessio Zuccaro, validissimo produttore e arrangiatore salentino anche lui, quindi della mia zona. Sì, è un produttore che si sta facendo tanta strada negli ultimi anni, lavora anche per Andrea Morricone, figlio del biennio, sì. È uno che fa dei bei lavori, che ha grande gusto, è prodotto e distribuito da Sense. Cavolo, ma Michele, comunque guarda, veramente il Salento, al di là del fatto della musica popolare, che è molto importante, ma se vuoi anche molto sfruttato, se vuoi molto esportato, ma ci sono tantissimi musicisti del panorama indie, insomma, ma non solo, che sono bravissimi. Io conosco tanti, ed è una terra che, oltre ad essere bellissima, è piena di arte, di cultura meravigliosa, quindi insomma siete in tanti e siete bravi, insomma, veramente. Grazie, io credo che sia un po', ma è un po' come a Bologna, anche Bologna, io tutte le volte che torno a Bologna vedo questo parallelo di quello che succede nella mia terra, c'è un buon cielo, un bel sole, sì. Della bella gente, una bella atmosfera, gli scorci sono stupendi, e qui in Salento sul mare abbiamo dei paesaggi stupendi, queste sono tutte cose che ispirano arte, e quindi chi fa arte si nutre di queste cose e di conseguenza riesce a fare delle cose, secondo me, interessanti. Meraviglioso. Michele Cortese, io ti ringrazio tantissimo di essere stato con noi questa settimana. Michele Cortese con il suo nuovo singolo Io non sono cortese, però Michele, io te lo faccio presentare e ti faccio salutare i nostri ascoltatori. Senz'altro. Allora, grazie a te, grazie a tutti per il sostegno. Questo è il mio nuovo singolo, Io non sono cortese. Un saluto a tutti gli amici di Radio Fly. Emozioni sospese, lasciate riprese ad un cuore appese, quando le mie difese oramai si sono arrese. Protese tra le insidie e le imprese, di lezioni ne ho prese, sogni in faccia e botte in testa comprese, di emozioni sospese, lasciate riprese ad un cuore appese, quando le mie difese oramai si sono arrese. Soltanto riesce insieme, le sbatto delle vostre intese.
non sono